Bene, mentre vi parliamo ci arriva un aggiornamento urgente da Piazza 8 Maggio. In questo momento in Piazza 8 Maggio non è successo niente. Una serie che fa finta di parlare di economia, esattamente come fanno gli economisti. Prenda il Medioevo, un popolo di servi senza una via d'uscita. Per cosa crede che si spaccassero la schiena per mantenere i nobili e i vescovi? Perché erano guidati da un'idea forte, l'aldilà. E perché ci credevano? Perché era gente strana? No, perché gliel'avevano insegnato da piccoli. Devi farti trovare alle 4:37 in punto alla fermata sotto la chiesa. E lì incontrerai due persone, una di capello castano, l'altro quasi biondo. Fratelli debitori, cosa diremo al nostro signore creditore? Salderemo il nostro debito con quello che noi riceviamo dai nostri debitori. Fratelli debitori, tutta la nostra economia è un gigantesco sistema Ponzi. Ma come dice il profeta Ponzi, basta che qualcuno si fermi e il castello crolla. La linea allo sport è alla consueta partita. Partita. Io sono affascinato fin da piccolo, insomma. Dagli spurghi. E certo, è il mio pane. Sono nel mood, se si parla di merda. Sono nel mood. Bravo, questo è l'atteggiamento giusto. Incredibile. Sembra vero? Ah! Oddio, il nonno! Nonno, non hai voglia di mangiare? Sono 4 giorni che stai messo così? A cosa stai pensando? Da quanto tempo non spendi, figliolo? Saranno 3 giorni. Male! È così che va tutto in malora. Bisogna spendere, 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 produrre e consumare, produrre e consumare. Alla fine, la gente parla sempre di amore perché ne sente parlare nei film. Ma l'amore non è quella roba dei film. L'amore nasce dal rapporto con la madre. Tutto là. Perché amiamo le nostre madri? Perché ci danno il cibo. Una serie che vi dice quello che la televisione non ha il coraggio di dire, che siamo nella merda. Professor Spelling, in cosa consiste il suo piano? Bolso.